Ci siamo lasciate alle spalle le più lunghe vacanze natalizie degli ultimi 20 anni. I bambini sono tornati più o meno brontolando a scuola e agli adulti abbiamo chiesto di fare un bilancio dei lavori di questi giorni. A tutti abbiamo rivolto la stessa domanda: come hanno lavorato in queste vacanze natalizie? Io ritengo che sia andata più o meno come di consueto, cioè non ci sono state grosse variazioni. Forse è da sottolineare il fatto che la gente fino al 27-28, diciamo, è stata praticamente a casa. È stato poco lavoro, dopo però la stagione direi normale, aiutato ovviamente dal fatto che c'era molta neve, quindi incrementato anche il passaggio giornaliero di quelli che vengono a sciare così, diciamo, in una sola giornata. Per il resto direi che è andato tutto abbastanza bene, la gente era soddisfatta, poteva sciare, soprattutto poi le mamme con i bambini hanno potuto fare le loro ore di scuola di sci, quindi direi che in complesso è andata bene, ecco, non ci si può lamentare. Io più o meno come gli altri anni, lavorare ho lavorato più o meno. Il lavoro è stato molto bello, in quanto anche se non c'era della neve noi abbiamo lavorato molto, penso che perché la gente è incentivata a venire in montagna durante i periodi di Natale, anche se non c'è neve, perché a casa non c'è nessun senso di rimanere. Si va in montagna, si passano le feste, il Capodanno e poi anche adesso però sarebbe necessario che la neve arrivasse, in quanto durante le settimane bianche la gente non si sposta se non c'è questo elemento primario. Assolutamente soddisfatta, ho avuto forse le più grosse soddisfazioni da quando io sono a Chapeauluc. È andato molto bene sia dal punto di vista remunerativo, ma soprattutto proprio come soddisfazione personale, mi ha ripagata di tutto l'impegno che io do, quindi sono proprio contenta. Non avrei potuto pretendere senz'altro di più. Io direi che tutto sommato è stato una quindicina positiva, molto positiva, gente ce n'è stata, noi quassù, diciamo che essendo lontani dagli impianti di risalita, dalle piste, il nostro lavoro è principalmente alla sera che si svolge, comunque tutto sommato gente ce n'è stata, abbastanza, non lamentiamoci, ecco. Il lavoro nelle vacanze di Natale è andato abbastanza bene, abbiamo lavorato nonostante avessimo solamente 3 impianti aperti, avevamo il baby, avevamo il pino e avevamo la miniera aperta. L'innevamento sulla parte alta della miniera dopo la grossa nevicata del periodo dell'8 di dicembre si è mantenuta buona, quindi buona qualità di neve nonostante la società abbia faticato a mantenere la risalita, che infatti si notava era molto stretta e anche un pochino difficoltosa, però la parte alta della pista, sia il Chan Sec sia la panoramica, era in ottime e in perfette condizioni. Per quanto riguarda il baby, innevamento discreto, abbiamo potuto lavorare bene con i principianti. Il pino direi che ci è mancato a metà del periodo, a metà del periodo natalizio. Infatti la parte alta, siccome gira dalla parte esposta al sole, dei tratti alti si sono un po' spelati, insomma è uscita l'erba e questo inconveniente ci ha creato un po' di problemi, soprattutto per i gruppi intermedi. E non è stata una stagione, direi, ottima come invece è stata l'anno scorso per noi, che siamo stati un po' avvantaggiati perché l'innevamento dalla nostra zona di Antagnò, aveva tenuto bene nonostante il vento che, se ben ricordate, aveva soffiato a Chapeauluc. E quindi, ripeto, discreta la stagione, discreta l'affluenza, calcolando di avere più 3 impianti in funzione su 7-8. Come travai abbastanza bene, poi in parlamentà. Non abbiamo avuto gente alla veglia cialende e appena la periodo di fete non ho quasi tutte le ciambre che fa. Non era anche io, come te sei ora, io volevo quasi tutte le ciambre in tutto il bagno, pare, e non si sopra tutte le mansarde di soffiette che non fa fetta, tutti i giorni sono stati liberi, se no non ho avuto quasi tutto completo appena la periodo. Noi siamo stati abbastanza contenti, naturalmente, in cui dei clienti erano un po' cessati fai perché per la mancanza per poca neve, a parte che facevano lo fondo, allora per fare lo schi di fondo, dunque era una bella neve. E malgrado tu, gli hanno pusci a schi e rantagno, e quelli sono ancora ai Chapeauluc, e tutto insieme a secco, tacconasse di gente pare, no? Bene, come di solito la gente arriva il giorno dopo di Natale, direi che non ce n'è stata più dell'anno scorso, ma più o meno come l'anno scorso. Un po' sarà dato anche dalla neve, un po' tutto che
non c'era la neve, diciamo. Se fosse stata la neve, certo, erano più lunghe. Forse durava fino a domenica, invece così sono già partiti 2 giorni prima.